certamente tanto sul corpo del bambino, purtroppo, i meno invasivi possibili, è evidente, su questo la, diciamo, siamo stati ascoltati, ma è una sensibilità che la Procura aveva dimostrato già da ieri. Ma poi devono essere svolti inoltre una serie di accertamenti in ordine alla dinamica, a quello che è lo stato dei luoghi, a quello che era antecedentemente e a quello che abbiamo trovato successivamente al verificarsi dell'evento. Questa è la situazione processuale nella quale ci troviamo. La preghiera che noi, diciamo, vi avevamo rivolto anche ieri, è generica ovviamente, non è riferita a nessuno di voi, e anche al fine di evitare che i genitori possano soffrire ulteriori conseguenze sfavorevoli, oltre a quelle che, come a tutti è facile immaginare, stanno subendo, cercare, nel limite del possibile e compatibilmente con le necessità dell'informazione, di tenerli più indenni possibile rispetto a quello che stanno vivendo. Vi ripeto, siamo a poche ore dal verificarsi del fatto. Quindi, ipotizzare che loro possano, come dire, coscienza e coscienza, interagire come cerchiamo di fare noi, non credo che si possa chiedere.